Ciao amici, in questo video vi porterò con me alla ricerca di prede nel sottocosta. Amo pescare così, soprattutto nel periodo invernale. Adesso ho catturato un sarago. In questo periodo capita spesso di alternare giornate di acqua pulita con altre di acqua torbida, dovuto alle frequenti mareggiate invernali. Mi trovo all'aspetto e in lontananza vedo passare le classiche salpe. Queste prede sono presenti nel sottocosta. A volte in mezzo ci trovi pure qualcos'altro. Continuo ad attendere ed ecco che arriva un sarago. Inizialmente il pesce si allontana, ma successivamente, non percependo pericolo, si avvicina curioso, permettendomi di catturarlo all'aspetto. Ho avvistato 3-4 grossi saraghi. Il mio avanzamento è eseguito rasente il fondo. Praticamente sto cercando di accorciare la distanza che mi separa dal pesce, stando attento a non farlo spaventare. Purtroppo in questa occasione la videocamera è bassa e non riesce a riprendere la cattura. Davvero un peccato, perché sarebbe stata bellissima la ripresa della cattura di questo sarago da 1 chilo. In questa occasione l'acqua è veramente molto torbida e l'orata spunta all'improvviso, ma non mi faccio trovare impreparato. Riesco ad allinearla e spararla in pochissimo tempo. Questa è una delle belle prede da catturare nel sottocosta, infatti dà molta soddisfazione. In questa occasione ho un fucile armato con fiocina a 4 punte per la cattura di questo sarago in tana. Soprattutto con l'acqua molto torbida, intuire da dove spunta il pesce è sicuramente un gran vantaggio che ti permette di sfruttare al meglio ogni singola occasione. Ormai il sottocosta è molto battuto da ogni forma di pesca. Capita frequentemente di trovarmi a fare aspetti in mezzo alle reti da pesca. L'unico modo che hanno i pesci per salvarsi è quello di nuotare nei pressi della superficie oppure rimanere in tana. La ripresa di questo tuffo la voglio pubblicare per intero, anche per farvi rendere conto di cosa mi è accaduto. Durante questo aspetto cerco di intuire la direzione da cui arriverà un pesce e guardo sempre da questo punto a quest'altro, ma non vedo arrivare nulla. Continuo a guardare. Ad un certo punto, alla mia destra, arriva questo gruppo di cefali. E giustamente mi fanno distrarre. E proprio in quel momento, invece, stava per arrivare questa grossa spigola di 4 kg dalla mia sinistra, esattamente dal lato dove stavo guardando in precedenza. Ormai, dopo tutti questi anni di pesca, mi sento un tutt'uno sott'acqua, con il mare e con l'arma, nel tiro e in tutte le varie azioni che eseguo durante la mia pescata. Per
Ma se devo dire la verità, in questa occasione mi sono emozionato e pensavo di sbagliare. Non so per quale motivo, ma mi sentivo così. Un saluto a tutti, buon mare e al prossimo video.